Uno dei punti fondamentali dell'ideologia neoliberista è che la politica è un'attività parassitaria e criminale. I partiti, i sindacati, lo Stato sono il male, a volte il male necessario, ma insomma sono comunque il male. Ecco. L'ideologia, quando va al potere, crea egemonia, cioè l'egemonia è un modo di pensare di parte che riesce a farsi accettare come modo di pensare di molti o forse di tutti, come bene comune. Bene, i neoliberisti sono riusciti a far passare questo concetto, tanto che a un certo punto ci hanno creduto anche i politici, che sostanzialmente si nascondono, che quando pensano alla politica la vivono e la pensano come un'attività leggera, come un'attività, sindaco non ce l'ho con lei, ma davvero, perché gli unici spazi in cui la politica ha un senso, dice vabbè, a livello locale lì risolve dei problemi, ma a livelli più generali deve essere un'attività leggera, non deve disturbare, non deve pretendere di cambiare il corso della storia che è già segnato, non state a raccontare storie, è già segnato, la storia è già finita. Tant'è vero che i partiti che si sono formati dentro la temperie neoliberista sono partiti che si autodefiniscono leggeri, fluidi, contendibili, cioè l'esatto contrario di quello che erano i partiti quando contavano qualcosa, che erano delle fortezze inespugnabili. Ecco perché. E naturalmente quando contavano qualche cosa adoperavano l'ideologia e adoperavano i simboli, è certo. Ma mentre un partito al giorno d'oggi non ha ideologia, non ha ideologia, proprio non c'è niente, se voi andate, se non delle generiche affermazioni da catechismo praticamente, no? E non ha simboli perché non ha storia, perché non ha passione, perché non ha niente. Tranne, guarda caso, il partito che ha vinto adesso le elezioni, che è l'erede di un vecchio partito, che la politica ci credeva, insomma, si può dire che era una politica non buona, ma certo non che non ci credessero, che aveva un simbolo e che lo ha conservato. Poi alla fine va a fare le stesse cose che fanno i neoliberisti, ma questo è perché è vero che, diciamo così, questo è vero, che il mondo ha preso una piega che adesso si sta sgretolando, certo, adesso si sta sgretolando, ma insomma era davvero una corrente storica che era al tempo stesso economica e in parte politica, appunto il neoliberismo, la globalizzazione, alla quale era difficile resistere. Ecco. Però, diciamo così, non ci hanno nemmeno provato. Nessuno ha detto no. Anche perché il tracollo del comunismo era nel, così bruciante, così evidente che anche i partiti di sinistra non avevano più legittimità nel adoperare quello come modello, come dopo il 45, sì, c'erano i neofascisti, ma insomma erano quattro gatti, ecco. È ideologico dire la storia è finita,
non è ideologico dire non è finita, però per qualche decennio prenderà questa piega. E questa piega, dentro questa piega c'è la politica come attività sussidiaria, cioè quello che conta è l'economia. La politica deve fare il santo favore di aiutare gli economisti e di aiutare l'economia, ecco, eliminando gli ostacoli, quello che si chiamano le riforme, termine che è passato dall'essere una descrizione di una via pacifica al socialismo, è passata ad essere la descrizione di come si fa a smantellare lo Stato sociale. Però il punto è che ci hanno creduto tutti. Questa è egemonia. Naturalmente l'interesse materiale era di quei pochissimi che adesso, a conti fatti, vediamo essere i detentori nell'1% del 50% della ricchezza del mondo. Quelli hanno fatto il loro interesse, però il fatto che loro facessero il loro interesse è stato fatto passare con successo come cosa che era nell'interesse di tutti. Questa è egemonia. E senza neanche perdere il tempo a scrivere il manifesto dei neoliberisti. Certo che c'è una enorme produzione, però è scientifica, un'enorme produzione scientifica, la teoria standard dell'economia, che appunto è neomarginalismo, che è tutta costruita sopra un punto di vista, cioè che il valore della merce non è nel lavoro, ma è nella scelta del consumatore marginale, cioè è il soggetto che dà valore, è la libera scelta del soggetto che dà valore. E non il valore, e non il lavoro incorporato nella merce. Ti saluto. Però queste sono cose tecniche. L'idea di fondo è tu hai dentro di te valore ed energia. Puoi essere padrone del tuo destino. Se accetti questo dato di fatto male, ma vero, che a questo mondo si compete, se accetti la competizione come dimensione dell'esistenza e fai entrare la competizione in ogni momento della vita e in ogni angolo della società, anche in chiesa, non vi dico dentro l'università. Competizione vuol poi dire anche valutazione. Se accetta questo e sarai libero da, appunto, i burocrati che ti hanno finora oppresso e impedito di manifestare il tuo valore. Sarai libero dai politici parassiti. No? Corri, concorri, sii te stesso, non obbedire a nessuna autorità. Tu sei superiore ai tuoi cosiddetti padroni. Siamo tutti uguali, non possiamo accettare di avere autorità. Naturalmente ci sono le competenze tecniche e quelle, sì, quelle contano, procuratele, costano, e se non hai soldi è un problema tuo. Perché il fascismo, per bocca di Mussolini, diceva che è meglio uno squadrista che 10 filosofi. La polemica contro i professoroni. Perché dentro il fascismo ci stava di tutto e il contrario di tutto. Per cui è difficile dire qual è l'ideologia del fascismo, perché se noi andiamo a leggere la voce fascismo dell'enciclopedia Treccani, niente male, no,
che è scritta da Mussolini, Gentile, Gioacchino Volpe, per cui andiamo bene. Se andiamo a leggere quella roba lì, impariamo da Mussolini che il fascismo è soprattutto azione, pragmatismo, e il che per noi che lo leggiamo oggi inserisce il fascismo, diciamo, nell'irrazionalismo di fine Ottocento. Sorel, che era un socialista, fatto tradurre in italiano da Benedetto Croce. Se leggiamo invece il lungo pezzo sul fascismo scritto da Gentile, sempre in quella voce, impariamo che il fascismo è l'inveramento del liberalismo ottocentesco, per cui un liberalismo ottocentesco molto più hegeliano che locchiano. È la storia dell'idealismo meridionale italiano, no? I liberali italiani, Francesco De Sanctis, molto più che Cavour, ecco. Se leggiamo Gioacchino Volpe ci spiega che l'Italia è un paese che è stato sostanzialmente da sempre teso a diventare una potenza e quindi il fascismo è il compimento di un processo storico. Se poi invece andiamo a leggere un'opera che non è brutta, ma insomma è molto meno accademica dell'Enciclopedia Treccani, come il Dizionario di Politica dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista, pubblicato dal 1940 fino al 1942, che non era male, certo era fascista proprio apertamente, e lì vediamo che quando si parla della dottrina del fascismo si dicono cose completamente diverse. E si dice il fascismo è essenzialmente mussolinismo, il fascismo vuol dire obbedire a Mussolini e poche storie. Allora, dentro il fascismo c'era tutto il contrario di tutto, sotto il profilo artistico, sotto il profilo culturale, intellettuale, c'era Pirandello e D'Annunzio, cioè delle cose che non stanno insieme. E qui, il fascismo è molto più figlio delle contingenze che di una volontà di applicare una dottrina. Al contrario, il comunismo è figlio delle contingenze perché se deve prendere il potere, se non ci riesce ti saluto, per cui ci vuole qualcuno che sappia fiutare come si fa a prendere il potere. Però poi lì c'è precedente un complesso apparato intellettuale che ha la pretesa di spiegare come funziona la storia, come funziona l'economia, come funziona la politica, che cosa si può fare, che cosa non si deve fare, che poi venisse completamente o quasi completamente ignorato e trascurato un'altra storia, però c'era. Il nazismo è a metà fra le due cose. Il nazismo è molto meno complesso del comunismo sotto il profilo ideologico, però un nucleo forte della sua ideologia c'è, che è il razzismo biologico. Cioè, a quello ci credevano davvero. I fascisti non credevano a niente, o credevano a tutto, o ciascuno aveva il suo fascismo. E alla fine è vero, il fascismo era dar ragione a Mussolini. Alla fine è vero. Pensate in architettura che cos'era il fascismo. E pensate che al tempo stesso quello che fa questa architettura razionalistica fa il concordato con la Chiesa Cattolica. Pensate che quando il fascismo porta l'Italia in guerra fino all'ultimo minuto, gli uomini della strada non sapevano se sarebbero entrati dalla parte dei francesi o dalla parte dei tedeschi. Era estremamente più casuale e, curiosamente, il fascismo era l'unico dei tre regimi che affermasse di se stesso di essere totalitario, parola che i comunisti non avrebbero mai accettato, perché i comunisti dicevano semplicemente noi siamo comunisti. Totalitario sarai tu, noi siamo comunisti. I nazisti vietavano l'uso della parola, adoperavano la parola totale solo per indicare la guerra totale,
Ma lo Stato non era uno Stato totale, vietato, lo Stato era lo Stato del popolo, che la parola chiave lì era popolo, non era né Stato né totale. Solo il fascismo parlava di se stesso come di un regime totalitario e come regime totalitario però, curiosamente, finiva per indicare come totalitarismo una sorta di pensiero in cui il tutto era lo Stato. Stato che invece era assolutamente maltrattato concettualmente dai comunisti e dai nazisti, nei quali regimi comunisti e nazisti lo Stato era una realtà inferiore. La realtà superiore era il partito. Cioè tu contavi qualche cosa se eri il capo del partito. Voglio dire, quando Stalin era il capo del partito, qualcuno di voi mi dica chi era il capo dello Stato. Non lo sapete, ve lo dico io, Kalinin. Chi comandava in Russia, in URSS? Stalin, ovviamente. No? E certo, poi c'erano dei momenti, quando ne aveva voglia, prendeva anche Stalin il titolo di capo dello Stato. La totalità è in mano al partito, alla parte. C'è una parte che è dotata di un'ideologia grazie alla quale capisce qual è il vero problema da risolvere e lo risolve con le cattive. Il vero problema è una parte che lo capisce e lo risolve in modo tale che, una volta che il problema è risolto, si formi un tutto compatto, non più percorso dalle fratture, dalle contraddizioni che hanno funestato la storia dell'umanità. Ovviamente per i nazisti il problema sono gli ebrei, poi è più complicato perché anche se non ci fossero gli ebrei, in ogni caso il destino dell'uomo è la guerra, ma insomma, però c'è il problema degli ebrei, quello è il problema. Ecco. Per i comunisti il problema è il modo di produzione capitalistico, cioè l'appropriazione privata del plusvalore socialmente prodotto. Ecco, non è che non volessero essere industrializzati, volevano, solo che non volevano appunto che il plusvalore socialmente prodotto venisse appropriato da una parte sola, cioè dai borghesi, che in ogni caso dicevano è irrazionale, la razionalità del capitalismo borghese è irrazionale, solo noi possiamo far funzionare in modo razionale la macchina industriale messa in moto dai borghesi, loro se la vedranno distruggere nelle mani, dalle loro stesse interne contraddizioni. I fascisti si accontentavano di meno. Sì, l'idea era, essenzialmente, l'Italia deve essere una grande potenza. Disgraziatamente ci hanno creduto. No, cioè, una cosa è bleffare, una cosa è credere al proprio bluff. Contrarissimo come tutti gli storici all'idea di fascismo eterno. Ma stiamo scherzando, cioè Caino era fascista, ma stiamo scherzando. Il fascismo è un episodio storico. C'è stato un mucchio di gente che ha fatto un mucchio di cose cattive nella storia, non era mica fascista. Se vuoi adoperare la parola fascista per indicare il male, va bene, però non pensare che ti dobbiamo venire dietro. Ecco, il fascismo è un'esperienza storico-politica reale con certe caratteristiche che è un oggetto definito. Non si può dire che fascismo è autoritarismo, prevaricazione, eccetera, eccetera. E semmai è vero il contrario, cioè, se proprio vuoi, il fascismo è una delle forme attraverso le quali si manifesta l'istinto umano alla violenza e alla prevaricazione. Ma non viceversa, non la prevaricazione è meno e il fascismo è il genere prossimo, no. Proprio questo è insensato. Sono bisogno di che Stalin era fascista. Insomma, vuol dire proprio perdere di vista. Allora,
puoi dire davvero tutto e il contrario di tutto. Come dire comunista, cioè comunista, oggi meno, è passata questa folla, ma insomma fino a 15 anni fa comunista era colui che non andava bene a un certo uomo politico. Ecco, no. Comunista è chiunque pensi in modo diverso da me. L'ideologia è una cosa seria, non si fa politica senza. Ecco, non si fa politica. Cioè, detto in un altro modo, non si fa politica senza avere un'idea della società, un'idea dei problemi della società e un'idea dei modi per risolverli. E senza sapere che questa idea della società è tua, è un punto di vista particolare che tu assumi perché sostieni che da quel punto di vista si capisce di più. Il punto di vista del proletariato è assunto da Marx perché da quel punto di vista riesce a dare una spiegazione complessiva di come funziona una società. Se non fai il punto di vista della razza è assunto perché da quel punto di vista ti fai una spiegazione complessiva di come funziona una società. Non sto dicendo che sono da mettere sullo stesso piano, ma strutturalmente sono modi analoghi. Ma anche il punto di vista di un democristiano era l'assumere un punto di vista, il personalismo, e costruire a partire da quello un'idea di società e un'idea dei problemi della società. Ma se fai politica senza un'idea, sei condannato a seguire il potere dei più forti. Allora, chi è che in una società deve essere il più forte? Diciamo, chi ha la forza? Cioè, tendenzialmente, i ricchi. Ecco, allora, l'idea era che più dei ricchi devono aver potere i politici. Perché i politici legittimati democraticamente possono cambiare verso una situazione sociale di maggiore giustizia. Cosa che non ti puoi aspettare ragionevolmente da coloro che detengono le leve del potere economico. Ma se non hai un accidente di idea nella testa, farai politica andando al guinzaglio dei poteri economici come un devoto cagnolino, abbaiando di volta in volta contro qualcuno che non conta niente, contro uno pseudo nemico, contro un fantasma che ti crei tanto per far vedere che fai qualcosa nella vita. La politica è l'idea che si cambia. Cioè, detto in un altro modo, l'idea moderna non c'è una verità oggettiva, no, non c'è. E quindi siamo costretti come esseri umani che conducono una vita associata complessa, siamo costretti a costruire noi stessi il mondo nel quale viviamo, che è un grande compito, che è la nostra libertà.